dici di ancelle a sta compagna vostra, che ha perduto sonno e fantasia, che pensa sempre che è tutta vita mia, in ciò volesse dicere, ma non ci saccio di. Ettore Vanzini ha fatto molto per me. Ha fatto tutto quello che ha potuto. E so anche che mi ha amato come un figlio. Ma quell'amore non è servito a niente. Quell'amore era malato perché macchiato di sangue. Un amore infelice che sapeva di morte. Rispetterò la sua tomba e la sua memoria, ma non potrò mai perdonarlo, no. Non potrò mai. Io non ho mai amato nessun uomo come ho amato tuo padre. Perché anche se tu non lo vuoi accettare, per me è stato e sarà sempre tuo padre. Non ti posso chiedere di perdonarlo, lo so. Non ne ho nessun diritto. Ma voglio almeno che tu capisca, figliolo, che tuo padre ha pagato la sua colpa adesso. Sì, certo, ha sbagliato. Però ti ha amato tanto, Renzo, tanto, non puoi immaginare quanto. E chi ti dice che io non l'abbia amato? Anch'io gli ho voluto molto bene. Molto. Avrei bisogno di prendere un po' d'aria e di camminare. D'accordo. Vado ad avvertire Filomena. Che sta pensando, Sofia? Mi è ritornato in mente quello che ho visto in casa mia. Stavo pensando a quella donna misteriosa. A quale donna misteriosa si riferisce? Quella che stanno cercando per la morte di Salvatore. Dicono che abitasse insieme a lui. Però non l'ha mai vista nessuno. A volte di notte si sentiva piangere.
E dalla casa veniva fuori un suono di pianoforte. Sì, l'ho sentito anch'io. Tutti dicono di aver sentito quel pianoforte, ma nessuno sa dire chi lo suonasse. Sofia, io ho capito. A che cosa sta pensando? Non lo so, Renzo, sono confusa. Non mi sento rabbrividire se considero quella possibilità. Spero soltanto che Dio abbia avuto pietà di lei e che ne abbia di noi. Luce. Lucia. La mia povera Lucia. C'è, Marinella? Aspetta! Voglio venire con te. No. No, vado da sola, tesoro. Se è vero che in quella casa ha vissuto papà, come ha detto Lucia, e adesso è abitata, mi sapranno dire sicuramente qualcosa. Ma che cosa gli dirai? Non lo so, gli dirò che ci siamo persi nel bosco. Tu aspettami qui. Io vado a domandare. Va bene. Ma torna presto, eh? Una cosa calda ti farà bene. La ringrazio. A che cosa stavi pensando, figliolo? Pensavo a tutto quello che ci siamo appena detti io e Sofia. Ma si rende conto, padre? Si rende conto di che cosa è convinta? E la cosa più assurda in tutto questo è che anch'io spero che Lucia sia ancora viva. E perché no? Non potrebbe essere sopravvissuta anche Lucia? Perché no. Non potrebbe essere no, lei? No. Non voglio farmi delle illusioni anche questa volta. Ti capisco. Ma chissà che questa volta il destino non voglia venirvi incontro. Perché non pensare che possa essere lei? Perché vuoi rinunciare alla speranza? Non è possibile. Lucia che abita insieme a Salvatore. No, padre, no. Non posso crederlo. Sì, hai ragione. È meglio non fare conto su eventualità improbabili. Soprattutto per tuo figlio. Sì, non pensiamoci più. Volevo farti un'altra domanda. Chi pensi che sia questa Angela? Sì, la donna che chiede tante informazioni su di te. E lei crede che... Si deve trattare di un'altra delle tante coincidenze. Che cosa può essere venuta a fare Angela in Sicilia? Ma può anche darsi che sia venuta qui a cercarti. Hai provato a metterti in contatto con lei da quando è finita la guerra? Sì. Le hai telefonato a Buenos Aires? Sì, sì, certo, padre, ho provato. Ho chiamato diverse volte, ma non mi ha mai risposto nessuno. È molto strano. Può darsi che abbiano cambiato casa. Lascia. Vado io, Renzo. Oh, finalmente, Attilio, che gioia essere di nuovo a casa. Ah, sì, bellissimo tesoro, un vero sollievo. Ma adesso mi devo mettere a sedere un attimo perché sono a pezzi, sono distrutto. Ma che ci hai messo in quelle valigie? Sembrano piene di mattoni. Ma ti rendi conto di quanti chilometri abbiamo fatto? E in ogni città dove siamo stati ti sei fatto un regalo. Ecco perché le valigie pesano tanto. Ah, non essere cattivo.
Lascia che ti dica che in questo viaggio mi sono divertita come non mi era mai capitato. Sono molto felice al tuo fianco. Ce la meritavamo tutte e due questa, chiamiamola, luna di miele, non credi? Sì, amore mio. Però non ti preoccupare. Non ti chiederò di portarmi in braccio fino alla camera da letto come se fossimo due sposini. Ci mancherebbe solo questo dopo quelle spaventose valigie. Bene, basta con le smancerie. Abbiamo un sacco di cose da fare. Dobbiamo pensare alla nuova vita che stiamo per cominciare in questa casa. È vero. Ti faccio una proposta. Dimmi. Adesso mettiamo in ordine la casa. Per il resto del giorno ci riposiamo. Ma domani si ricomincia sul serio. Devo telefonare a Gustavo per dirgli di ritornare in ufficio. Questa vacanza è durata un po' troppo. Pienamente d'accordo. Ma ti confesso che per me sarà molto difficile ritornare al mio lavoro e non vederti per tutta la giornata. Mi mancherai tanto, Attilio. Mi mancherà la tua compagnia, il tuo buon umore e i tuoi baci appassionati. Marianna. Posso fare qualcosa per lei, signorina? Sì, padre, la ringrazio. Sono in viaggio insieme ad alcuni amici e abbiamo smarrito la strada che riporta a Palermo. Con noi c'è anche mia figlia, che è ancora piccola. È da diverse ore che non beviamo. Ci potrebbe offrire un bicchiere d'acqua? Ma certo, signora. Si accomodi, prego. Grazie. Ti ho cercato tanto, Riccardo, tanto, tanto, tanto. Non mi sembra vero quanto sono felice. Perché tarda tanto? Non temere. Starà parlando con quelle persone. Vorrà far... Sarà successo qualcosa? No, non pensare subito al peggio. Sai come sono fatte le persone di campagna? Quando cominciano a parlare, non si fermano più. Non devi aver paura. Vedrai, tesoro. La mamma tornerà presto. Vedo che vi conoscete. E anche molto bene. Sì. Non riesco ancora a credere di aver ritrovato Riccardo. Voglio dire Renzo. Sano e salvo. E in questo posto. Padre. Ecco, le presento Angela. Angela Brasco. È mia moglie. Siamo sposati ormai da molti anni. Ho capito. Allora vi lascio tranquilli, Renzo. Sono successe tante di quelle cose in questi anni. Avrete molto di cui parlare. Se avete bisogno di me, sono qui nel retro. Basterà darmi una voce. La ringrazio, padre. Mi sembra incredibile poterti guardare di nuovo negli occhi. Come se mi trovassi in un sogno. E invece no, è tutto vero. Io lo sapevo che ti avrei ritrovato. Lo sapevo. È strano. È tutto così inverosimile che non so più che cosa dire. Ma raccontami, parlami di te. Che stai facendo qui in Sicilia? Perché sei venuta? Dimmi, perché hai lasciato tutto? È una storia un po' lunga da raccontare. Sono passati tanti di quegli anni. E tutti questi anni sono stati di tremenda incertezza per me, perché io non sapevo cosa fare. La vita a Buenos Aires insieme a Marinella non aveva più senso. Lei domandava continuamente di te, io non trovavo più risposte da darle. E allora sono venuta a cercarti, nel mio paese,
fra la mia gente. Sono venuta a cercare te, Renzo, anche nella speranza di ritrovare me stessa. Seppure hai dubitato di me, io ti comprendo. Ma adesso raccontami di Marinella. Dov'è? Come sta? Ho così voglia di vederla. Sta bene, si è fatta grande, sai. È qui fuori, dentro la macchina. Marinella è qui? E me lo dici adesso, vado subito ad abbracciarla. No, no, aspetta, aspetta, dammi... Dammi solo un momento, prima le voglio parlare. E poi non siamo sole. E con chi siete? Siamo con Carlos. È venuto in Italia perché deve fare una serie di concerti. È stato impagabile con noi. Ci ha aiutato moltissimo. Carlos. Che gioia, Angela. Ah, signore mio, che giornata incredibile. Dopo averci tolto tanto, la vita sta finalmente cominciando a restituirci qualcosa. D'un tratto, come per incanto. Ci sei tu, c'è Marinella, c'è un grande amico. E non è ancora tutto. Non capisco. C'è un'altra persona che ha tanto desiderio di incontrarti e che tu sarai felice di rivedere. Io non riesco a immaginare chi sia. Non te lo voglio dire. È qualcuno che non ti aspetti, che devi vedere con i tuoi occhi. Tu sta qui, vado a chiamare Marinella. Renzo, c'è una signorina per te. Papà! La mia piccola Marinella. Tesoro, tesoro. Tesoro di papà, quanto mi sei mancato. Mi sei mancato tanto, Marinella. Anche tu mi sei mancato. Ti voglio tanto bene. Anch'io, papà. Te lo voglio tanto, sì. La mia Marinella. La mia piccola Marinella. Marinella, vieni, amore. Lasciamoli soli. Papà e Lucia hanno molte cose da dirsi.
Rosalia? Che cos'hai? Perché sei così silenziosa? Pensavo che solo un miracolo ci potrebbe fare vivere di nuovo felici. Ah, ma che dice? Se Renzo ci perdonasse. Se perdonasse Ettore. Se potessi vederlo di nuovo sereno, Filomena. Se si innamorasse di nuovo. Ma non succederà. Questo miracolo non accadrà. Grazie a Dio Renzo è di nuovo con noi. È già sufficiente. Rosalia! Chi è? Rosalia! Pace Brassi, guarda come corre. Che c'è, Pace Brassi? Non riuscivo a trovarvi. Che succede? È tutto ciafelato. Quello che devo dirvi non lo posso dire con le parole. Dovete vederlo con i vostri occhi. Che cosa dobbiamo vedere, padre? Guarda là, Rosalia. Guarda là. Là, verso la casa. Nonna! Ma nonna Rosalia! Dio mio, come ti sei fatta bella, amore della nonna! È avvenuto un altro miracolo, vero padre? Sì, è così, Filomena. Un altro miracolo. Non so che cosa dire. No, non riesco neanche più. Non trovo le parole. Sono così confuso. Non trovo le parole. Guardami. Guardami negli occhi, amore mio. Ti prego, leggi dentro i miei occhi. Ci vedrai scritto. Tutto quello che sente il mio cuore, Lucia. Guardami, amore. I miei occhi non possono più guardare, non riescono più a vedere. Il mio mondo è quello delle ombre. Dio mio, ho visto tante di quelle cose che avrei preferito non vedere in tutti questi anni. La morte, il dolore, la solitudine. E adesso che vorrei tanto vedere, adesso che veramente ne avrei bisogno, non posso. Io non posso più vedere. Che cosa ti è successo? Che cosa ti hanno fatto? Che cosa ti hanno fatto, amore mio? Quanto sei diventata grande.
Ti sei fatta proprio una bella signorina. Fatti guardare bene, amore della nonna. Ti ricordi quando ci siamo viste a Montevideo? Ma certo, nonna. E come potrei dimenticarlo? Da allora sono molto cambiata. Tu invece sei sempre uguale. La nonna più bella. Amore mio. La mia Marinella. Rosalia, non sa come sono felice di conoscerla. Ma tu sei Angela, tesoro. Ringrazio il Signore che mi ha permesso di conoscerti. Ah. Angela, lascia che ti abbracci, figlia mia. Filomena, Filomena, lei è Angela. Angela, che piacere. Ciao, Filomena. Tesoro. Fatti vedere, guarda come siamo diventati grandi. Attilio? Attilio? Ma dove si può essere nascosto? Attilio, mi hai fatto preoccupare. Non esageriamo, sono andato un momento di sotto. Non vorrai dirmi che sentivi la mia mancanza. Non voglio che tu esca senza avvertirmi. Specie se vai a prendere la posta, sarà sicuramente lavoro. Ah, ah. Ricorda che la nostra luna di miele dura fino a domani. Va bene. Comunque queste che vendi non sono lettere commerciali. C'è qualcosa che ti interessa molto. Ah, sì? Questa, per esempio, è una lettera di Angela. Una lettera di Angela? Fammi vedere, lasciala, è mia. Non me ne importa niente. Se deve essere questo il prezzo per poterti riavere accanto a me, insieme a me come una volta, io accetto. Accetto anche di non rivedere mai più. A me basta sapere che sei vivo. Che sei vivo. Ascoltare la tua voce e abbracciarti. Farò tutto quello che vuoi, Lucia. Farò tutto quello che vuoi. Ti parlerò del nostro amore instancabilmente. Ti prenderò per mano e affronteremo il nostro nuovo cammino. Non devi soffrire, amore. Io non voglio sapere che soffri. Non devi soffrire più. Ascolta, amore. Amore. Devo farti una domanda che mi porto dentro da quando ti ho perduto. Dov'è il nostro figlio? Michelino. È ancora vivo. Mamma! Mamma! Michelino! Da quello che ho capito, siete state in viaggio tutta la giornata, eh? Sì, tutta la giornata. Sì. E tu hai fame e sete? Filomena, perché non porti Marinella in casa e le prepari qualcosa da mangiare? Ti andrebbe, amore? Muoio di fame.
Stamattina ho preparato dei bei cannoli di ricotta. Sono così buoni che quando li mangerai ti leccherai le dita. Sembra quasi che abbiate sentito che stavamo per arrivare. Filomena è sempre stata così. Per certe cose lei ha un intuito veramente speciale. È vero, mi chiamano l'indovina. Allora andiamo? Sì. Vieni. Poi vieni anche tu, mamma. Voglio stare con te e con papà. Sai una cosa, Angela? Proprio poco fa stavo parlando con Filomena e le stavo dicendo che solo un miracolo poteva farci essere di nuovo tutti felici. E adesso tu sei qui. Il miracolo si è avverato. Grazie, tesoro. Grazie di cuore. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi. E per mio figlio. Lei non mi deve ringraziare di niente, Rosalia. Quello che ho fatto l'ho fatto perché vi voglio bene. Renzo si riprenderà. Può stare tranquilla. Angela, non so che cosa darei per vederlo di nuovo felice. Lo rivedrà felice. Lei è venuta insieme a noi. Chi? E adesso è con Renzo. Non capisco, di chi stai parlando? Parlo di Lucia. Lucia e Renzo sono di nuovo insieme. Lucia? Vuoi dire che Renzo e Lucia sono... Adesso è proprio tutto finito. Oh, tesoro. Non piangere. Non devi prenderla così. Hai capito? A che serve piangere? Non lo perderai. Ascolta, quando si vuole bene a una persona, come tu vuoi bene a Renzo, quello che conta è l'amore che senti. Perché se l'amore è grande, piano piano si impossessa dell'altro e lo custodisce in un angolo della tua anima. Quell'amore non finisce mai. E non ha bisogno di niente, perché è pieno di tutti i tuoi ricordi del passato e di tutte le gioie che hai vissuto. Non perderai mai Renzo, perché lui è dentro di te e sarà sempre nel tuo cuore. Renzo resterà sempre il tuo Riccardo, il padre di Marinella. Non ti dico che sarà facile, ma tu devi essere forte, molto forte, e imparare ad amarlo in modo diverso, come ami Marinella, o come si vuol bene al miglior amico. Un amore differente, ma pur sempre amore, capito? Rosalia. Sì. Mamma. Mamma. Devi chiamarmi sempre così. Perché tu per me sei come una figlia. Una figlia dolce. Una figlia coraggiosa. Sorridi. Luci, sono io, figlia. Sono la tua mamma.
la tua mamma. Ma io lo sapevo che saresti ritornata, figlia mia, lo sapevo. Ma ero sicura che prima o poi ci saremmo incontrati. Il mio cuore non ha voluto accettare la tua morte, Lucia. Il mio cuore non si è mai rassegnato a perderti. Ti ha sempre aspettato, figlia mia. Marianne, non voglio vederti così abbattuta. Ti rendi conto, Attilio? Non è riuscita a trovarli. Non ce n'è traccia. Nessuno sa niente. Così non potrà mai sapere che fine abbia fatto Riccardo. E pensare che ci sperava tanto. Povera Angela. Non ti riconosco più, lo sai? Marianna, no. La donna che ho conosciuto io non si lascerebbe abbattere così, come se tutto fosse finito. Attilio, sono giù perché penso ad Angela e a tutto quello che starà soffrendo. Lo so, ma da qui non ci puoi fare niente. Le puoi soltanto trasmettere la tua forza, le nostre speranze. Devi pensare al positivo e convincerti che tutto è ancora possibile. Angela non è il tipo di donna che si arrende facilmente. Non arrenderti tu per lei. Tu hai già giocato? Sì, ora tocca a me. Che fortunaccio che hai. Sei sicura di stare a fare. Deve cercare di farsi forza, Sofia. Vedrai che non è mia. Vedrai. L'aria buona della nostra fattoria ci guarirà da tutto. Mi basterebbe solo poter dimenticare. Ci riuscirai. Sono sicuro che ci riuscirai. Non sarà possibile recuperare il tempo perduto, quello no. Purtroppo no. Ma possiamo sempre cominciare una vita migliore. Che terribile follia, che incoscienza terribile è quella degli uomini che distruggono la vita. Il destino è stato spietato con quei ragazzi. Ma forse adesso, per loro è arrivato il momento della felicità. Siedi qui. Lucia. C'è una storia che ti devo raccontare. Che può spiegare il perché di tanto dolore. Anche se non può certo giustificarlo. Non ce n'è bisogno. Non serve che tu mi racconti niente. Perché io so tutto. Cosa vuoi dire? Al tempo
in cui eravamo felici. Pregai tua madre di non dirti nulla, di non raccontarti la verità. E adesso non ha più importanza. E invece ha importanza, e tanta. Ha importanza per me, per il nostro futuro. Ci sono delle cose in quella storia che non sa nemmeno mia madre. E io voglio dividerle con te. Niente. Niente di quello che mi dirai riuscirà a modificare l'amore che io sento per te. Quell'amore che nessuno è riuscito a distruggere. Lucia, questa casa, questa fattoria dove noi siamo stati felici tanto tempo fa e che oggi ci ha fatto ritrovare, questa casetta piccola e umile è stata anche quella dei miei genitori. Dei miei veri genitori. Renzo. Renzo. Qui sono nato io. E qui loro due sono morti ingiustamente. Queste vecchie mura conservano ancora le loro parole. E le loro urla di agonia. Io le sento. Amore. Vorresti vivere qui. Insieme a me per sempre, in questa casa, anche se adesso hai saputo tutto questo. Ti va di prendere un caffè insieme a me, Angela? Sì, molto volentieri. Che cosa strana. Ho come la sensazione di avere già vissuto questi momenti. Come se questa fosse una pausa in mezzo a tanto dolore. Ma ho paura che il destino ci stia aspettando minaccioso dietro l'angolo. Questa volta no, Sofia. Questa volta no. L'incubo è finito, la notte è passata. Adesso la luce del sole ci illumina tutti. Non proprio tutti, Angela. Non proprio tutti. Mia figlia, la mia povera Lucia, non la vedrà più la luce. Certe volte io mi chiedo quale volontà, umana o divina che sia, abbia dato origine a questa storia sfortunata. E tante più domande mi faccio, tante più risposte trovo. Ah, se solo si potesse tornare indietro nel tempo. Se Lucia fosse ancora bambina. Se suo padre fosse stato diverso. Se il suo amore per Renzo non fosse mai stato ostacolato. È stata una brutta storia. Una storia di oppressori e di oppressi. Di gente che ha perduto e di altra gente che ha vinto. Una storia di uomini e di donne che hanno lottato per la vita. Creature assetate che hanno cercato una sorgente in mezzo a un arido deserto. Un segnale di bontà in mezzo a tanta spietatezza. Una parola d'amore vero in mezzo a tanto odio. E ci siamo anche riusciti, Sofia. Ma a che prezzo, Angela? A che prezzo? Li abbiamo pagati con le nostre vite, i piccoli momenti di felicità che stiamo vivendo. Questi momenti ci ripagano abbondantemente. Lei ha potuto ritrovare sua figlia. Rosalia ha ritrovato suo figlio. I bambini si sono incontrati con le loro nonne e con i loro genitori.
Renzo e Lucia sono di nuovo insieme quando pensavano che non si sarebbero mai più incontrati. Non le sembra abbastanza? E tu? Tu che cosa farai, Angela? Io affronterò una vita nuova, più tranquilla e magari anche felice. Ho accanto mia figlia e posso contare anche su suo padre. Tenterò poi di ritrovare quell'Angela che una notte fuggì sconvolta e impaurita dalla Sicilia. E la metterò a confronto con questa donna nuova che ha deciso di accettare la propria vita e il proprio destino. E cambierò. Nascerò di nuovo. Ma non starò lontana da tutti voi. Non starò lontana dalla famiglia alla quale sono appartenuta. E non starò lontana dal padre della mia bambina. Angela, figlia mia, sei una donna straordinaria. Una donna meravigliosa. Quanto ci è costato essere qui insieme? Quanto tempo è passato? E per questo amore, Renzo, ovunque tu deciderai di andare, ovunque, io sarò vicino a te. Ho sempre sognato di dividere con te la mia vita. E la mia più grande gioia sarà lavorare al tuo fianco. Noi trasformeremo questa terra nel campo fertile che tu sognavi. Vivremo come se fossero nostri i sogni dei tuoi genitori. Faremo in modo che loro vivano nelle nostre speranze. Io sono sicura che riusciremo ad avere tutto quello che loro non hanno potuto avere. Ti amo. No. Ti amo. Lucia! Lucia! Sta compagna vostra che ha perduto sogno e fantasia, che penso sempre che è tutta vita mia in ciò volesse dicere, ma non ce lo saccio di. Angela, tu lo sai bene che hai le mie braccia e anche il mio cuore a tua disposizione. Carlos. Non ti preoccupare per me, mamma. Io ormai sono grande e capisco certe cose. Qui non c'è proprio niente da capire, cara la mia donna matura.
Solo perché ha passato qualche giorno a casa di Renzo senza di me, crede di poter dire quello che le pare. Michele dice che voi due siete fidanzati. Adesso smettila. E dopo farò i conti anche Andiamo, con Michele. No, Angela, non ti arrabbiare con lei. Sono cose da ragazzi. I giovani d'oggi sono fatti così. Noi ormai non possiamo... No, un momento, andiamoci piano. Io mi sento ancora molto giovane. Ah, non lo metto Sono giù. In grado di capirli perfettamente. Marinella, va ad aprire. Mi dai una mano a mettere sì. a posto quelle sedie? C'è sempre tanto da fare in questa casa. Va bene così? Sì. Si accomodi. Ah, padre, mi fa piacere rivederla. Dio ti benedica, figliola. Carlos, sei ritornato, padre, sono contento. Grazie. La ringrazio. Angela, Renzo mi ha mandato a chiamare, ma ha voluto che prima passassi a prendere anche voi. Sembra che sia una cosa urgente. Attenta, Sofia. Così si imbroglia. Ci fermiamo ogni momento. Di questo passo non finiamo più. Vediamo. Ma perché il dottore non esce ancora? Non si deve preoccupare. Andrà tutto bene, vedrà. Stia tranquilla, il dottore ci darà buone notizie. Ecco. Ora faremo una bella coperta per Michele, un'altra uguale per Valeria e un'altra per Marinella. Così non litigheranno. Non posso smettere di preoccuparmi. Sta così male. Io dico che è solo stanchezza. Lucia non era abituata a lavorare nei campi. Dobbiamo fare un altro gomitolo, questo non può bastare. Ci vorrà un'altra matassa. Lavorare la terra non può far male a nessuno. Mia figlia si sente così per la vita che ha fatto. Ha sofferto così tanto. Tutti noi abbiamo sofferto, Sofia. Però resistiamo. Lei lo sa. Resisterà anche Lucia. Andrà tutto bene. Ci sarà una ragione se Dio ci ha fatto arrivare fino a questo punto. Dio sa quello che fa. Ogni matassa è una preghiera. Ogni volta che lavo i piatti e li metto in ordine, dico un'Ave Maria. E ogni volta che do da mangiare alle galline, dico un Padre nostro. Io prego per tutti noi. Per Renzo. Per i bambini. Prego e non penso ad altro. Faccia come me, Sofia. Presto starà bene. Lei non immagina la gioia che mi sta dando, dottore. Per un momento avevo pensato che... È soltanto un po' di stanchezza. Niente di meglio che l'aria della campagna e un grande amore per farla guarire. Amore mio. Hai sentito? Guarirai presto. E qui, dottore, non le mancherà nessuna delle due cose. Hai visto? Ti sbagliavi. Non c'era nessuna ragione di essere preoccupato. Sarebbe stato ingiusto aver fatto tanta strada per cercarti, per poi morire, dopo averti incontrato. Nonna, stanno arrivando. Dia Marinella che l'aspetto di là. Le voglio preparare un bel bicchierone di cioccolata con il latte appena munto. Le piace tanto. Anche a me piace molto la cioccolata, ma la signorina la prepara soltanto per le sue amiche. Tu la puoi bere tutti i giorni, nonna. Quanto ne vuoi? Lei invece no. Non è una buona ragione, ma ne parliamo dopo. Ora sbrigati se vuoi farle la sorpresa. Sì, credo, nonna, che siano arrivate. Valeria! Ciao!
Ti è rimasto un bacino anche per nonna Sofia? Certo. Come stai? Bene, amore, molto bene. Per caso, nonna, non avresti in cucina un pochino di quella... Di quella cioccolata calda che ti piace tanto? Ma è possibile che quando arrivi tu chieda sempre la stessa cosa? Ah, ciao, non c'è. E tu che dici? Che c'è? Dove andavano le ragazze così di corsa? A bere cioccolata, a fare pettegolezzi e a fare dispetti a Michelino. Oh. Benvenuto, Carlos. Come sta, padre Brassi? Bene, accomodatevi. Grazie. Renzo mi ha chiesto di venire. Mi piacerebbe sapere qual è il motivo di questa chiamata tanto urgente. Si tratta di Lucia. Non sta bene. Il medico dice che è soltanto un po' di stanchezza, ma io non ne sono convinta. E così abbiamo pensato con Renzo che forse un po' di compagnia... Può contare su di noi, Sofia. Se credete, potrei andare a parlare con Lucia. A proposito, Renzo vuole parlare con lei in privato. È di là, nel granaio. Sono buoni fatti così. Buoni. Mettili tra due fette di pane e sentirai. Squisiti. Si tagliano in due, si mettono al sole ad asciugare e al momento giusto li metti in un barattolo e li copri con olio d'oliva. Poi dentro il pane e giù nel pancino. Quante volte mia madre ci ha sfamate con pane e pomodori. Era un bel po' che non li preparavamo più, eh? Speriamo di non avere dimenticato come si fa, faremmo una figura. Ah, ciao, amore. Come va, Valeria? Preparate da mangiare? Sì. Ma non pensate altro che a mangiare, no, Maria? Non pensiamo ad altro che a mangiare e a ridere. E tu? A che pensi? Lo stesso. A mangiare, a ridere e... a dare fastidio a Michele. Adesso ti faccio vedere io. Aspetta, corri, corri. Sei terribile, Marinella. Lo sai, non faccio altro che ringraziare Dio quando li vedo così felici. È un premio, Rosalia, per tutto quello che hai sofferto. Mi hai fatto venire di corsa da Palermo solo perché ti guardassi lavorare? No, padre, certo che no. Ho bisogno di parlarle. Ma non so da dove cominciare. Semplice, comincia dall'inizio. Perché è una cosa ormai troppo lontana. All'inizio era tutto bello. All'inizio c'erano i sogni. E in un certo senso c'era la felicità. L'inizio non è stato un problema, padre. Lo so. Lei ci conosce bene. Conosce l'amore, il grande amore, l'amore senza limiti che c'è fra me e Lucia. Lei sa quanto abbiamo lottato per questo nostro amore. Quanto abbiamo sofferto per stare insieme. Sì, so anche questo. Padre, lei sa anche che nel corso della nostra vita a volte ci siamo trovati obbligati a fare delle cose che... Renzo, io ti conosco, figliolo. E conosco molto bene anche i tuoi sentimenti. Sono tuo amico, il tuo confessore. Non devi spiegarmi proprio niente. Vorrei solo sapere perché mi hai chiesto di venire. Lucia sta molto male. Perciò ho bisogno di un grande favore. Avremmo potuto stare più vicine e farci compagnia. Ti ringrazio per il tuo interesse, Angela. Non ti devi offendere, ma anche se mi trovo molto bene con te, tutto quello di cui ho bisogno è qui. Ma quella casa è piena di comodità, signora Sofia. È una delle case più grandi e più belle di Palermo. È anche la più vuota. Potremmo trascorrere tutti i pomeriggi insieme.
Credi davvero che lì potremmo chiacchierare come facciamo qui? O a casa tua quando vengo a trovarti? No. Vivremmo circondate dai fantasmi. Ci faremmo amareggiare dai ricordi. Deve perdonarmi, signora Sofia. Sono stata molto egoista. Ma è che mi sento sola a Palermo. Marinella praticamente vive qui. Io la capisco, ci sono i bambini. Possiamo farti un po' di posto qui, nella fattoria. Ma non chiedermi di tornare in quella casa. Sarebbe un'esperienza insostenibile, non la sopporterei. Non voglio mantenere alcun legame con il passato. Ma perché non prova a venderla, allora? C'è una ragione. Ed è un'ottima ragione. Il governo mi ha restituito tutti i beni della famiglia. E io non ho voluto toccare nemmeno un soldo di quel maledetto denaro. Ma la casa di Nicosia no. La casa è una cosa diversa. Non posso permettere che qualcuno ci vada a vivere. No. Quella non ho potuto venderla. Voglio tenermela io, quella casa. E non è per egoismo, ma solo per timore. Lucia diceva che quella casa era piena di odio. E aveva ragione. Ecco perché casa Nicosia resterà vuota e chiusa per sempre, con i suoi fantasmi, i suoi ricordi amari, il dolore e la morte. Mi dispiace, Renzo. Tu non puoi chiedermi questo. Io ti sono sempre stato amico e sai bene che lo sono stato veramente. Però sono un sacerdote e questo mi lega le mani. Ma ci dovrà pure essere una soluzione, padre. Renzo, Lucia si è già sposata davanti all'altare del Signore. E poi nessuno sa niente di suo marito. Ci vorrebbe una dispensa del padre. Arriverebbe troppo tardi. Non mi viene in mente nient'altro. Padre, lei lo sa molto bene. Lo sa che il nostro è un amore puro e forte. È un amore eterno come il tempo. E non c'è niente che sia più vicino a Dio dell'amore. La prego, benedica questo nostro amore. Ci sposi, padre. La scongiuro, per l'amor di Dio, ci sposi. Finché siamo in tempo. Sono molto nervosa. Mi sento angosciata. Sei sicura di poterlo fare, Angela? Non sarà una sofferenza troppo grande per te. Ce la farò. So molto bene qual era il mio posto nella vita di Riccardo. E so qual è il mio posto adesso nella vita di Renzo. Lui e Lucia mi hanno chiesto di fare da testimone alle loro nozze. Hanno fiducia in me. E io mi sento onorata di questo. Lo ami ancora? Sì, lo amo ancora. Signore, ti prego, illumina il mio cammino. Anche adesso, che sto per disubbidire alle leggi della tua Chiesa, anche adesso, che consapevolmente sto per disubbidire ai miei superiori, ti prego, Signore, benedici le mie azioni. Perché sono spinto dalla fede, dall'amore per la tua parola e per la giustizia. Concedimi la grazia del tuo perdono e della felicità. Non lo chiedo per me, Signore, ma per questi due giovani che si amano tanto e che non hanno avuto fortuna. Per questi due giovani che ti amano tanto e che sono stati obbligati a camminare fuori dal tuo sentiero. Per questi due giovani che hanno sopportato prove durissime e che altre ne dovranno affrontare, hanno bisogno di sentire che tu sei con loro. Signore, ti chiedo di illuminare tutte le mie azioni
ora che sto per tralasciare ogni formalità. Confortato dal segno vivo che le tue parole hanno scavato nel mio cuore, li sposerò nel tuo nome. Era diverso quello che sognavo per mia figlia. La prima volta, un matrimonio senza amore. E io me ne sento responsabile. E adesso che l'amore aveva vinto, il Signore non fa caso a queste cose. E di tanto in tanto fa qualche miracolo. E forse è questa l'occasione giusta perché lui ne faccia uno. Non crede? Sono giorni che dormo pochissimo. Ti senti male, forse? No, sono felice. Non voglio sprecare nemmeno il più piccolo istante. Io sono felice. E un'intera giornata non mi basta per crederci. Sì, sono felice. Ed è una bella sensazione. Così, così nuova, così inebriante, che non riesco a sopportare l'idea di dormire e di perderla. Mio Dio, da quanto tempo desideravo sentirti pronunciare queste parole. Perché la felicità è arrivata così tardi nella tua vita? Tu che avevi tutto per essere felice. Non è facile trovare una ragazza più bella, più delicata, più generosa di te. Perché hai dovuto soffrire così tanto? Non lo so. Non lo so, mamma. Ma sono sicura che prima o poi riuscirò a trovare una risposta. Tu però non ti devi angustiare. Non importa quanto ci metta ad arrivare la nostra felicità. L'importante è raggiungerla. E io ci sono riuscita. Ti sento parlare. E sono felice anch'io. Non piangere. È quasi ora, sai. Vuoi che ti dia una mano a prepararti? Tra un po'. Abbiamo ancora qualche istante. Adesso, pettinami. Pettinami. Come facevi quando ero piccolo. Nella mia vita nessuno è mai più stato così tenero. Lo farò con tanta gioia. Ti pettinerò come una volta. Perché sei ancora la mia bambina. La mia dolce piccola Lucia. Ora la mamma ti fa bella. Angelo dolce. Sei tale quale quando abitavamo nella nostra casa.
Manca solamente un po' di quel profumo che dava tanto fastidio a Vincenzo, ricordi? Già. Ah, Vincenzo, il mio povero Vincenzo. Che Dio l'abbia in gloria. Quanto sarebbe felice se ti vedesse in questo momento. E il mio piccolo Renzo. Il nostro uomo di casa. Che ora ha i figli grandi. E aiuta tutti quelli che hanno necessità. Un uomo buono, come abbiamo sempre sognato il mio povero Vincenzo e io. Filomena, non devi piangere. Altrimenti lui si dispiace. Michelino, vieni, avvicinati. Sono sveglia, tesoro. Come fai a capire che sono io quello che si avvicina? Perché tu sei mio figlio e nessuna madre ha bisogno di usare gli occhi per sapere quando suo figlio le sta vicino. Non servono. Una madre lo sente col cuore. E sarà così anche quando sarò grande come papà? Quando diventerai grande, e ormai ti manca poco per esserlo, sarai tu quello che indovinerà che io mi sto avvicinando. Lo sentirai qui dentro. Vedrai, tesoro. Vedrai. Ma che cos'è questo? Oh, ma è un mazzo di fiori. Li hai portati a me? O sono per una promessa sposa che nascondi da qualche parte? Eh? Tutte e due le cose. Come tutte e due le cose? Ecco, sono per te che oggi sei una sposa. Nonna Rosalia mi ha detto che non esiste una sposa che non porti all'altare un mazzo di fiori. Così io ho camminato per i campi e ti ho raccolto questi. Lo sai che hai scelto i fiori più belli e più delicati del mondo? No, sono fiori insignificanti e poi non hanno profumo. No, non avrei mai potuto avere un bouquet più bello di questo. Sono meravigliosi. Sono piccoli, è vero, ma è meglio così. Non ti sarà stato facile trovarli in mezzo alla sterpaglia. I fiori, se sono piccoli, ci costringono a cercarli e a scoprirli. Nascondono il mistero della vera umiltà. Dicevi che non avevano profumo, invece non è vero. Odorano. Odorano di campi e di natura, di sole. Hanno il profumo della vera vita. Odorano del bene più prezioso che riuscirai mai a trovare in questo mondo. Odorano di libertà. Sai, tesoro, nessuna sposa ha mai avuto un mazzo di fiori più bello di questo, davvero. Lo conserverò per tutta la vita, sempre, sempre, sempre. Li porterò con me, non importa dove io vada, non importa dove io sia. Mi faranno pensare a questo momento. Bambino mio, i fiori sono tutti belli, ma per una madre ce ne sono certi molto più belli di altri, quelli che le offre il figlio. Mi dispiace non aver potuto fare di più. Mi hai dato molto tempo, signore. Non ho avuto molto tempo.
Fortuna che questi amici mi hanno portato con la loro macchina. Il viaggio è faticoso con il mio carretto. Valeria e Michele sono qui fuori. Ti stanno aspettando. Fa presto, corri. Fa attenzione, Marinella. Lasciala fare, Angela. Deve crescere. Posso vedere gli sposi? Non si può negare niente alla testimone. Lucia è in camera sua. Credo che dorma. E Renzo è nell'orto. Renzo! Renzo! È tardi? No, non è tardi, ma è il momento di andare. Padre Brassi è venuto con te? Sì, ci sono tutti. Manchi soltanto tu. Angela, io vorrei dirti che... Non devi dirmi niente. Sono io che ho qualcosa da dirti, Renzo. Desidero che tu sia felice. Lo desidero con tutto il cuore. Lo so. Ma essere felice adesso è tremendamente difficile. È tuo dovere tentare. Per Lucia, per i ragazzi e anche per me, che sono la tua testimone. Io ti aiuterò. No. Non c'è nessuno che possa aiutarmi. Però tu stammi vicino. Molto vicino. Filomena, ma che stai facendo? Nessuno deve piangere oggi. Oggi si sposa mio figlio. Sì, lo so, hai ragione, Rosalia. Hai ragione, ma io penso a Lucia. Senti, Filomena, oggi Renzo si sposa con la donna che ama. Questa è l'unica cosa importante e noi non dobbiamo pensare a nient'altro. Lo so che non dovrei piangere, ma non riesco a trattenermi. Perché oggi in questa casa non c'è solamente la gioia della festa. Quanto potrà durare questa felicità? Che sarà domani di quel povero ragazzo? Che cosa possiamo fare per aiutarlo? Io non trovo risposte, Rosalia. No. Le darà il Signore le risposte. I medici possono sapere tante cose. E io sono la prima che porto loro rispetto. Però certe volte il Signore ha piani diversi. No? Oggi Renzo si sposa ed è felice. Conta solo questo. Rosalia, io non ce l'ho la tua stessa forza. E ho tanto bisogno di sfogarmi. Lasciami qua da sola a piangere ancora un poco fino a quando mi calmo. Dammi il tempo che gli occhi mi si asciughino. Così non si accorgono che ho pianto. Posso entrare? Sì. Sì, certo, vieni pure. Vieni. Ti ho disturbato, vero? No. Ho pensato che il testimone ha il diritto di felicitarsi con la sposa prima di tutti gli altri.
Questo testimone esagera. Non deve continuare a preoccuparsi così di questa sposa. Io dico che ha già fatto fin troppo per lei. Ti auguro di tutto cuore che tu sia felice, Lucia. Anch'io te lo auguro. Desidero tanto che tu possa raggiungere la tua felicità. Te lo meriti davvero. Ma io sono già molto felice, a modo mio. Sono riuscita a recuperare il mio passato con dignità. Mia figlia sta bene e sta crescendo serenamente al mio fianco. Ho molto di più di quanto sognassi quando scappai dalla Sicilia. Ma adesso non parliamo più di me. Parliamo invece... Io voglio che tu e Marinella promettiate di stare sempre vicino a Renzo e a Michelino. Io voglio essere sicura che se mi succedesse qualcosa... No, non voglio che tu dica queste cose. Non in un giorno come questo. E questo è il momento giusto per parlarne. Ascoltami. E lasciami finire, per favore, così dopo mi sentirò un po' più tranquilla. Se mi dovesse succedere qualcosa, ti chiedo di prenderti cura di tutti e due. Angela, sarà una tua precisa responsabilità. Sei la mia testimone di nozze adesso, no? Io sono tua amica. Sono passati tanti anni, Lucia. E oggi possiamo dire di conoscerci bene. Possiamo dire di essere due buone amiche. Certe volte l'amicizia si raggiunge dopo un difficile cammino. Certe volte anche l'amicizia deve sopportare dure prove. Non è così? Hai ragione. Se soltanto si potesse tornare alla bella Sicilia di una volta. Ritornare giovani, forti. Ai bei giorni nel conservatorio. Non si può tornare indietro. Non saremo mai più giovani, purtroppo. Ma ci sono i nostri figli. Lucia, manca poco, tesoro. Sarò pronta in un attimo, mamma. Angela, io vorrei chiederti un ultimo favore. Posso? Tutto quello che... Vorrei che ora tu mi aiutassi a indossare il vestito da sposa. Sì. Siamo qui riuniti in una giornata di letizia. Lassù nel regno dei cieli, che è il regno dell'amore, c'è una grande festa quando un uomo e una donna consacrano il loro amore nel matrimonio. E oggi siamo qui riuniti per celebrare il matrimonio di Lucia e di Renzo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vuoi tu, Lucia Nicosia, prendere come legittimo sposo Renzo Bonanno, per amarlo e rispettarlo, in salute e in malattia, in ricchezza e in povertà,
finché morte non vi separi. Sì, lo voglio. Vuoi tu, Renzo Bonanno, prendere come legittima sposa Lucia Nicosia, per amarla e rispettarla, in salute e in malattia, in ricchezza e in povertà, finché morte non vi separi? Sì, lo voglio. Dichiaro marito e moglie, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che l'uomo non separi quello che Dio ha unito. Tanti auguri, figlioli. I nostri figli nasceranno e cresceranno qui, su questa terra. La lavoreranno e raccoglieranno i suoi frutti. E saranno uomini liberi. Adesso sei mia moglie e lo sarai per sempre. Proprio come sognavamo tanti anni fa. Il momento è arrivato. Dio ha ascoltato le mie preghiere. Renzo, amore mio, ho chiesto al Signore di concedermi di vederti, di poter guardare il tuo viso ancora una volta. E Lui me l'ha concesso. Adesso riesco a vederti meglio che mai. Sono stata cieca. Non ho voluto vedere. Questa è la verità. Sono stata cieca perché avevo paura di guardare. Sono stata cieca esattamente come tanti altri che in questi ultimi anni di morte, di guerra, di dolore, di desolazione, non sono stati capaci di vedere. Noi eravamo tutti ciechi. E quello non era il nostro castigo, come credevamo, ma la nostra colpa. Siamo stati colpevoli di non aver voluto vedere. Così facendo potevamo non fare niente e avremmo potuto cambiare in meglio questo mondo in cui viviamo. Ma ora l'amore ha fatto tornare la luce. Io ti vedo, Renzo, e posso vedere la parte migliore di te. Perché vedo il tuo cuore, vedo la tua dolcezza, vedo la tua bontà, vedo il tuo amore. Anch'io mi rendo conto che i miei occhi vedono per la prima volta.
Adesso vedo chiaramente il cammino percorso e la luce di una speranza. Lucia, oggi sono nato di nuovo. Oggi che so veramente chi sono. Oggi che sono capace di perdonare e di ricominciare a vivere. Perché non è stato tutto più facile? Perché abbiamo dovuto aspettare tanto tempo per arrivare a questa sensazione? Perché, pur avendo tutto a portata di mano, la felicità ci è costata un prezzo così alto? La risposta a queste domande è lì. Lì c'è la soluzione di tutto. Lì c'è la felicità. Lì c'è l'amore. Nella vita. Non importa quanto ci è costato scoprirlo, quanta strada abbiamo percorso per arrivare. Lo abbiamo fatto per la vita. Per la vita. Se per riavere quello che ho perduto, pur di riaverlo perderlo ho dovuto. Se per giungere a ciò che ho conquistato, ciò che non sopportavo ho sopportato. Se per sentirmi adesso innamorato, prima ho dovuto essere ferito. Accetto tutto quello che ho patito e gioisco del pianto che ho versato. Perché dal nostro vivere ho imparato che non si gode ciò che si è ottenuto se per averlo non si è combattuto. Perché dal nostro vivere ho capito che l'armonia di un albero fiorito è nella terra che lo ha generato. Sta compagna vostra che ha già perduto sogno e fantasia, che pensa sempre che è tutta vita mia, in ciò volesse dicere, ma non ce lo saccio di. È quello che stiamo facendo tutti in questi giorni. Pensiamo alla stessa cosa. E preghiamo che la disgrazia non si abbatta su di noi. Povera figliola.
soffrendo molto. Sì, lo so, lo so. E sono tanto in ansia. Spero solo che Dio ci aiuti a superare quest'altra dura prova. Lucia potrà dimostrare a tutti che quando ci si afferra alla vita con le unghie e coi denti, neanche il destino più crudele potrà averla vinta. Ammiro la tua fede, Rosalia. Quando penso a tutto quello che hai dovuto passare, ho ancora davanti agli occhi certe immagini che non riesco proprio a dimenticare. Non mi sembra giusto, Rosalia. Non mi sembra giusto che la felicità sia durata così poco tempo. Filomena, sia Renzo che Lucia hanno visto ripagate le loro sofferenze in questi 5 anni. Ma sono stati solo 5 anni, Rosalia. Se penso che avevano tutta la vita davanti. Ma hanno ancora tutta la vita davanti. Stai dimenticando che Dio è buono e misericordioso. Lo so, ma anche il medico è preoccupato e ha detto che non ci sono molte speranze. No, Rosalia, no. No. Questa volta no. Non credo che Lucia sia in grado di farcela. Filomena, coraggio. So bene che la vita è stata molto dura e avara con te, ma mi rifiuto di credere che in fondo al tuo cuore non ci siano più la speranza e la fede che ti hanno sorretto nei momenti difficili, dandoti la forza per tirare avanti. Vorrei tanto avere il tuo ottimismo. Vorrei poter pensare che Lucia è coraggiosa ed è forte. Lei non si è ancora arresa. E so che lotterà finché avrà vita. La sua volontà l'ha sempre aiutata e l'aiuterà anche in questo momento. I rischi sono molti e Lucia lo sa benissimo, ma ha affrontato e superato situazioni ben più difficili. Ah, Rosalie, che Dio ti ascolti. Non solo mi ascolterà, ma premierà la fede di Lucia e le infonderà tanto coraggio, perché Dio nostro Signore non abbandona mai i propri figli. Mamma! Renzo! Renzo! Chiama. Ha bisogno di te. Non fa altro che pronunciare il tuo nome. Povera Lucia. Filomena, per favore. Filomena, non ti devi arrendere proprio adesso. Aiutala, ti prego. Abbiamo tutti un grande bisogno di te, per favore. Renzo, questo non sarebbe mai dovuto succedere, mai. Ma che cosa dici? So che non ho il diritto di parlarti in questo modo, ma ti ripeto che non sarebbe mai dovuto succedere. Ma Dio ha voluto così, Filomena. Ha voluto così e Lucia l'ha accettato con quel coraggio che ha sempre dimostrato. Vuoi sapere una cosa? Io l'amo e l'ammiro ancora di più per questo. Ti capisco. Ti capisco, Renzo, però lei... Oh, Filomena, te ne prego. Credi che se succedesse qualcosa a Lucia io potrei sopravvivere? Lo so, Renzo, lo so, lo so. Andrà tutto bene. Ho tanta fede in Dio, sai. È la fede che mi aiuta ad andare avanti. Nonostante tutte le sofferenze possiamo finalmente dimenticare il passato, il dolore, il sangue versato. Siamo tornati ad essere uomini liberi. Ed ora siamo qui. Siamo ancora in questa nostra terra che ci ha visti nascere.
Ho passato 5 anni meravigliosi vicino alla mia Lucia, vicino a tutti voi. Ma purtroppo, quando credevo di avere finalmente trovato la felicità, la vita mi riporta alla sua realtà fatta di amarezze. La vita con le sue delusioni, Filomena. Se dovesse succedere qualcosa alla mia adorata Lucia, no, so che morirei di dolore. Renzo. Renzo, figlio mio, Renzo, tesoro mio. Per favore, Filomena. Abbracciami forte. Abbracciami forte come quando ero piccolo. Vorrei poter tornare indietro nel tempo. Vorrei tanto di nuovo essere un bambino, Filomena. Non è possibile, ragazzo mio. Purtroppo non è possibile. Sarebbe troppo bello tornare indietro. Prenda un po' di tè. Vedrà che le farà bene. Non ce la faccio più. Non resisto a vederla così, non resisto. Venga qui, si sieda un pochino, Sofia. Deve avere fede. Il Signore non l'abbandonerà. Non so più cosa pensare. Il destino si è accanito contro di lei. Pochi minuti fa sembrava che i dolori fossero cessati e per un attimo ho temuto che fosse morta. Sembrava un angelo addormentato. Lucia, mia piccola Lucia. All'improvviso mi sono sorpresa a desiderare che le tornassero i dolori. Dio mi perdoni, ma non so più cosa dico, non so cosa voglio. Stia tranquilla, Sofia. Lo so. Vedrà che Lucia ce la farà, è forte. Lo so. Dottore, meno male che è arrivato. Per favore, l'aiuti lei, soffre tanto. La salvi, dottore, per favore, me la salvi. Farò tutto il possibile, ma vi avevo già espresso la mia preoccupazione al riguardo. Si è esposta a un grave rischio. E posso fare ben poco per sua figlia. Adesso vado a visitarla. Coraggio. Cerchi di stare calma, Sofia. Andrà tutto bene. Lucia è molto coraggiosa. Non si deve disperare. Non ci riesco, Rosalia, vorrei, ma non ci riesco. Deve avere coraggio. Lucia ne ha tanto e deve averne anche lei. Deve farsi forza, non per amor suo. Non posso, non posso. Venga qui. Non posso. Stia calma. Non posso, non posso, non posso. Michele, ci hai spaventato. È da un pezzo che ti sto cercando. La nonna è molto preoccupata. Come sta la mamma? Sempre uguale. Adesso con lei c'è il dottore. Questo non l'aiuterà molto. Neanche nascondersi come hai fatto tu. E che altro vuoi che faccia? Se ci tieni, chiamami Vigliacco. Ma non posso vederla così. Ascolta, Michele, tua madre ha bisogno di te. E adesso più che mai. Non la voglio vedere. Non posso andare da lei. Andiamo, Michele. No, non posso. Cerca di capirmi. Ogni sera, quando vado a salutarla, ho paura che quello sia l'ultimo bacio. E la mattina ringrazio Dio che sia ancora viva e mi sorrida. Non ce la faccio più. Capisco quello che provi, Michele. Ma ricorda che non sei l'unico a soffrire in questa casa. Anche noi soffriamo, però ci facciamo forza e le stiamo vicino. E papà? Papà non fa altro che camminare su e giù tutta la notte. Io lo so, lo sento. Ma nonostante tutto riesce a trovare la forza di sorriderle ogni volta che le prende la mano, pur sapendo che lei non è in grado di vederlo. Papà è più coraggioso. Lui è un vero uomo. Anche tu.
Anche tu, solo che hai così tanta paura di perderla che non riesci ad avere neanche il coraggio di pensarlo. Lo faccio molto spesso, invece. E mi rendo conto che un giorno non ci sarà più, che non le potrò più parlare. È ancora viva, Michele. È ancora viva. Puoi ancora guardarla, ascoltarla. Puoi parlarle, abbracciarla, darle tanto amore. Non rovinare questi preziosi momenti piangendo per quello che potrà succedere domani. Non lasciarla sola. Lei ha bisogno di te. Non tirarti indietro adesso. Andiamo da lei. Ti sentirà più vicino. Per favore, vuoi? Sì, andiamo. Andiamo. Così va meglio. Sì. Ha detto il medico? Che bisogna aspettare. Per favore, non chiedetemi altro. Voglio stare un momento da solo, in silenzio. Thank you.
È una bella bambina. E come sta mia moglie? La signora Lucia è... Come sta mia figlia, dottore? Come sta? Sei figlia della libertà, amore mio. E potrai volare in alto. Assomiglia a te, sai, Lucia. Se la potessi vedere, amore mio. Se tu la potessi vedere, Lucia. Assomiglia a te, sai. È bellissimo. Se solo tu potessi vederlo. Ha la tua stessa bocca. L'ovale del tuo viso. È piena di vita. Sei bella, piccola, sei bellissima, amore mio. Se tu la potessi vedere, amore mio. Bellissima. La mia bambina. È la bambina più bella che abbia mai visto. Riesci a vederla? Lucia, rispondi. Riesci veramente a vederla? Ah.
Lucia. Amore mio. E vedo te. Ti vedo, Renzo. Finalmente posso vedere tutti e due. Se per riavere quello che ho perduto, pur di riaverlo perderlo ho dovuto. Se per giungere a ciò che ho conquistato, ciò che non sopportavo, ho sopportato. Se per sentirmi adesso innamorato, prima ho dovuto essere ferito. Accetto tutto quello che ho patito e gioisco del pianto che ho versato. Perché dal nostro vivere ho imparato che non si gode ciò che si è ottenuto se per averlo non si è combattuto. Perché dal nostro vivere ho capito che l'armonia di un albero fiorito è nella terra che lo ha generato. I nostri cuori saranno un solo amore. Se tu e io ci ameremo di un identico amore, non ci sarà morte per i nostri amori. Tra poco il film Prima Visione TV con Nino D'Angelo. Giuro che ti amo. Dalle 23:25 per Ciao Ingrid, passeggiata sotto la pioggia di primavera. E non mi fa campare.